a tutte. Allora, benvenute nel mio canale. Io sono Rossella, questo è il mio canale, la maglia di Rossella. In molte mi scrivete sempre, sia qui su YouTube che su Facebook nel mio gruppo che porta lo stesso nome, quante maglie devo montare per fare per 3 mesi, quante maglie devo montare per fare per un anno. Allora, ho pensato di fare questo schema per una lavorazione di un maglioncino top down. Quindi ho messo qui, se vedete, tutte le età 3, 6 mesi, 12, 18, fino a una taglia S che più o meno corrisponde a circa 14-15 anni, poi dipende sempre da quanto crescono i ragazzi. Allora, qui ho messo il numero di catenelle. Chiaramente questo numero di catenelle va bene per un uncinetto, utilizzando un uncinetto 3,5 e una lana. E una lana, diciamo, sempre da quando c'è l'etichetta da utilizzare 3,5-4. Quindi, mantenendo questo numero di maglie di catenelle, noi avremo 22 centimetri per il girocollo per i 0-3 mesi e così via. Questi sono centimetri, mentre questi sono il numero di maglie. Poi ci sono le divisioni da fare per il top down, ma è un'altra storia, poi vi dico. Allora, se noi montiamo, io ho messo 46 maglie e andiamo a vedere quanto misurano queste 46 maglie, io metto così e vado a vedere quante misurano. Eccole qua. Vedete che sono 22 centimetri, tiro un pochino perché poi dopo quando vado a lavorare chiaramente si allunga la catenella. 22 centimetri circa. Chiaramente a queste 46 maglie ne devo aggiungere 4. Perché? Perché è la catenella che servirà per fare l'angolo. L'angolo, adesso faccio uno schemino, ecco qua. Qui in questo punto, se voi fate questa somma, sono 46 le maglie. Però qui a questo punto qui, come sapete, per chi già ha lavorato il top down, qui c'è una catenella in più dove si fa l'angolo. Allora, quindi proseguiamo. 46 sono le maglie più 4, chiaramente, che serviranno per fare l'angolo. Quindi una, due, tre e quattro. A prescindere poi se facciamo delle maglie alte o delle maglie basse, quindi se faremo una maglia bassa faremo una catenella in più, se ne facciamo una maglia alta ne faremo tre e poi comunque manteniamo sempre le 46 più 4. Allora, adesso io farò questo giro di maglie alte e poi vi faccio vedere dove mettere i segnetti, ma chiaramente sto facendo un top down, adesso è una bozza ovviamente, per 3 mesi, 0-3 mesi, che sarà 22 centimetri di girocollo e le divisioni sono queste. E un'altra cosa volevo dirvi ancora, sì, intanto facciamo questo, poi parliamo anche delle altre misure. Quindi adesso proseguirò, io farò quindi 1, 2 e 3 e nella quarta qua. Quindi 3 saranno la mia prima maglia alta e questa sarà la mia seconda maglia alta. Quindi io proseguirò così per tutte le 50 catenelle. Quando avrò 50 maglie alte, faremo questa divisione e vi faccio vedere come va fatto. Ah, se no, sto pensando, senza perdere tempo, ve lo faccio vedere subito. Allora, sono 2, 4, 5, 6, eccola, 6 e 7. Praticamente ho fatto le prime 7 maglie che sarebbe il davanti del giacchino, questo qua, 7 maglie. Adesso vado a fare l'altra maglia. Qui andiamo adesso a fare nella maglia successiva, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e nella stessa maglia facciamo un'altra maglia alta. Ecco perché servono le maglie in più, sono queste jolly dove andiamo a fare gli aumenti. Per fare la manica destra 9 maglie, quindi facciamo 9 maglie alte, una, due,
3, 4, 5, 6, 7, 8, e siamo di nuovo arrivati e 9. E qui abbiamo fatto la parte della spalla. Allora, nella maglia successiva facciamo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nella stessa maglia. Quindi adesso vi ho fatto vedere l'inizio, ovviamente, quindi adesso che facciamo? Continuiamo, dobbiamo fare 14 maglie alte per fare il dietro. Di nuovo in una maglia facciamo una, due maglie alte separate da 2 catenelle e poi ancora 9 maglie e poi ancora 7 maglie. Tra questo gruppo, questo e questo, abbiamo gli aumenti. Sono 1, 2, saranno 1, 2, 3 e 4 aumenti. Tutto qua, questo è quanto per fare per fare l'inizio del top down per un neonato. Come vedete, le misure, io adesso lo finisco anche per farvelo vedere, sono giuste. Ecco qui, infatti c'hanno il collo piccolissimo. Allora, poi ho pensato che vi farebbe piacere anche di avere le misure dei bambini in centimetri. Quindi, se per esempio mia nipote, io ho preso la circonferenza della vita di mia nipote che ha 10 anni e la circonferenza della vita di mio nipote è 74. Non è in corrispondenza dei 10 anni, ma ha 10 anni e mezzo, quindi ci possiamo stare. Ciò significa che io per fare un maglioncino devo tenere conto di questi centimetri, ovviamente poi sviluppandoli per quante maglie servono, ma questo è un lavoro che dovete fare voi. Questa ve la metto solo così perché è buono, insomma, sapere. Per esempio la manica, vedete, se mia nipote ha 74 di vita, vuol dire che avrà una manica di 50 centimetri. Quindi è sempre molto approssimativo i centimetri sui ragazzi e tenuto conto anche degli anni, anche perché per esempio le mie nipoti che sono nate di 1,4 kg, è ovvio che quando hanno 3 mesi non pesano come un bambino o non sono grandi come un bambino che è nato normale di 3,5 kg, a 3 mesi farà 8 kg, 7 kg. Le mie ancora ci devono arrivare, fanno 5 kg ma hanno 4 mesi, cioè dipende molto da quanto cresce. Un bambino che nasce di 4,5 kg, ovviamente le misure non saranno 0,3, perché se glielo fate 0,3 gli sta tutto risicato. È chiaro, no? Quindi tenete sempre conto che le misure dei bambini sono sempre molto relative, come sono poi relative quelle dei grandi. Quindi una piccola magari dose di misurarlo ci deve stare. Non dico il neonato perché come fai a misurarglielo, però dico sempre: non posso dare le misure, quante catenelle devo fare per 2 anni, ma non lo so, dipende da come voi lavorate, dipende da che lana state utilizzando, che tipo di uncinetto volete utilizzare, lavorate stretto, lavorate lento, come faccio io a dirvi montate 100 catenelle perché sicuramente va bene? Non posso, assolutamente non posso. Tenete conto approssimativamente. Per esempio, adesso farò un giacchettino per mia nipote, ecco perché avevo preso le misure, che ha 10 anni. Io considererò che a 100 monterò 100 catenelle più 4, ricordatevi sempre le più 4, più 4. Però poi dopo glielo dovrò misurare, dove gli arriverà il sotto al seno delle maniche, dove dobbiamo smettere di fare il top down. Io preferirò, se non ho preso ho preso le misure, quindi so che è 18, però se non ho preso le misure, devo per forza misurarglielo.
Quindi io comunque vi lascio queste tabelle, spero, ve le metto separate nel video, quindi le trovate, spero che vi siano comode per poter fare il vostro lavoro. Io sono sempre presente, sto su Facebook La Maglia di Rossella, mi cercate, ho un gruppo e possiamo anche sentirci tranquillamente con una diretta e se ci sono problemi, sono qua, non scappo, ci sono sempre presente. Ora vi lascio, grazie ancora e spero che... No, un'altra cosa voglio dirvi, se vorrete mettere dei commenti, che avete dei dubbi, scrivete sotto che ci sentiamo e ci rispondiamo. Insomma, sono contenta se mettete qualcosa e chiaramente chiedo sempre un'iscrizione al mio canale, mi farebbe sempre piacere. Ok, vi lascio, grazie a tutti e mi procinto di fare il nuovo tutorial. Ecco qui la lana, questa è una lana di riciclo, quanto è carina, vedrete quanto verrà bellino il tutorial. Ok, vi lascio, ciao a tutti.